Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini e all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione in tanti scrivono le vostre lettere, le vostre email. Ecco, vi esortiamo a continuare a scriverci come Padre Pio è entrato nella vostra vita. In tanti ci scrivete che la vostra email non ha ottenuto risposta, ecco, è il momento opportuno anche per inviare nuovamente la vostra email. Oggi vi parlo della storia di Simone che ci ha scritto, nato 56 anni fa a Firenze, un devoto di Padre Pio. Lui racconta sin dal 2002, l'anno della sua canonizzazione, ha visitato molte volte i luoghi di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, una storia che prende una svolta drammatica proprio nel 2021, quando lui contrae il Covid. Dopo giorni di febbre alta, tosse, dolori, risulto positivo al tampone, racconta. Le indicazioni del medico sono quelle di rimanere a casa, tachipirina, ma la febbre non cala e la sua condizione quindi peggiora. Viene portato d'urgenza in ospedale dove gli vanno a diagnosticare una polmonite bilaterale acuta. Ricoverato, attaccato ai ventilatori polmonari, Simone affronta la paura di essere intubato. In ospedale Simone chiede a sua figlia di portargli un'immagine a cui lui era molto legato, l'immagine di Padre Pio. La preghiera mi dava forza, racconta, ricordando come seguiva anche la nostra emittente dal suo cellulare. E durante quei giorni molte persone che aveva conosciuto durante i pellegrinaggi pregavano per lui e anche per suo papà, anche lui ricoverato in un altro ospedale. E la sera del 13 di aprile del 2021, mentre segue il rosario proprio su Padre Pio TV, accade qualcosa di straordinario. In quell'occasione, lui racconta, c'era Fra Carlo che leggeva qualcosa dagli scritti di Padre Pio prima della recita del rosario. Sembrava, lui racconta, che era Padre Pio che mi parlasse, ricorda Simone, e in un gesto non volontario passa il rosario dalla testa, così indossandolo. In quell'istante, lui racconta, un alito di aria fresca entra nella sua bocca, permettendogli così di respirare profondamente, senza tosse, senza affanno. Non c'erano finestre e non c'era nessun punto da cui potesse entrare questo venticello. Chiamando sua figlia in videochiamata, le racconta questo miracolo, un miracolo vero e proprio. Quella notte Simone sente dolori in tutto il corpo mentre i muscoli si riossigenano e al mattino viene trasferito in un'altra struttura per convalescenti e due giorni dopo è dimesso. A casa ci misi un altro mese per negativizzarmi e altri mesi poi per ritornare a quello che ero io una volta. Da allora lui porta con sé sempre quella immagine di Padre Pio e indossa quel rosario al collo.